Aumenta l'intensità e tutti davvero insieme facciamo questo applauso a lei, perché se ci troviamo qui in questo momento, in questo preciso istante, è proprio perché vogliamo ricordarla. E poi nel corso di questa di questo pre-countdown, perché faremo proprio come se fossimo a mezzanotte di un capodanno, però è un po' quel capodanno estivo, diciamo, che si accende con il suo compleanno e accende questa bellissima citazione che poi andremo a vedere, ma andremo anche a raccontare. Però era giusto che iniziassimo questo momento con la sua voce, con la sua voce e con questo suo pensiero che lei disse nella presentazione dell'album che presentò a Natale nel 2018. Disse questa frase anche su quello che poi fu il suo ingresso al World Pride di Madrid nel 2017, ma qui siamo nel 2018 e questa è un'intervista molto bella che dura circa 40 secondi e l'ascoltiamo con molta attenzione. Prego regia, grazie. Io ho cominciato a capire il mondo gay dalla prima canzonissima, perché ricevevo delle lettere da dei ragazzi che si volevano fare del male, qualcuno non voglio suicidare perché non mi capiscono in casa. E ho detto, ma cos'è questa storia? E ho cominciato piano piano a informarmi. Inoltre nello spettacolo molte persone che magari ti vestono o fanno parte del cast sono omosessuali, per cui io ho sempre pensato, dico, ma è possibile che esista questo gap fra genitori, figli, amici, società, di fronte a delle creature per le quali provo una profonda tenerezza, perché sono... Eccola qua, facciamo un applauso. Questo è il suo pensiero. Era un'intervista del 2018 e lei raccontava appunto che nelle prime canzonissime che fece con il grande Corrado, 1970-71, in quell'Italia ancora abbastanza chiusa, con dei muri diciamo ideologici importanti, e riceveva queste lettere da questi ragazzi, da queste ragazze che purtroppo erano in una condizione abbastanza così delicata, triste, sensibile, che qualcuno si voleva addirittura suicidare. Pensate che poi purtroppo dal 70 a oggi non è che sia cambiato tanto. Passi avanti sono stati fatti, questo è certo, però è anche vero che ci sono dei casi ancora oggi, soprattutto forse per il bullismo pesante che si è andato ad aumentare con l'arrivo dei social. Io qui sono insieme a Marco Tonti, che ringrazio, presidente dell'Arcigay Rimini. Ringrazio anche la vice sindaca di Rimini, Chiara Bellini, grazie mille. E il manager, insomma, di questa bellissima spiaggia Comunque 27, Stefano Mazzotti. Allora, teniamo sempre l'ora, mi raccomando, guardiamo sempre l'ora, la teniamo sott'occhio, perché a mezzanotte scocca il 18 giugno e la nostra Raffaella avrebbe compiuto 80 anni, ma lei compie 80 anni oggi con questa sua voce che arriverà poi ad illuminarsi. Prego Marco. Sì, perché la vita di Raffaella continua a essere di esempio veramente per moltissime persone. Mi ha colpito moltissimo l'intervista in cui diceva: negli anni 70 io ricevevo lettere di ragazzi disperati perché la famiglia li massacrava. Non c'era ancora quello che oggi chiamiamo movimento LGBT, però c'era la voglia di star bene, la voglia di essere felici, la voglia di avere una serenità, una felicità. E Raffaella veramente, con il suo esempio di donna libera, emancipata, che non doveva chiedere a nessuno, che faceva quello che sentiva meglio, che cantava "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, l'importante è farlo sempre con chi hai voglia tu, non con quello che ti dice la mamma, il papà, la famiglia, la scuola, la religione, con chi hai voglia tu". È un vero inno alla libertà e all'amore straordinario, ancora verissimo, sì, che si attualizza con queste parole, perché oggi bisogna anche essere più precisi e più chiari, perché ci sono persone che hanno bisogno di essere chiamate per nome. E quindi veramente un grazie infinito a Tiziano Orbelli, grazie di voi, Seven Arts, per questa bellissima idea, per questa bellissima proposta a cui noi ci siamo lanciati con tutto il cuore e con tutta la gratitudine che abbiamo. Grazie. E veramente aspettiamo la mezzanotte fatidica. Grazie mille Marco.
prego. Chiara Bellini, amica e vice sindaca del comune di Rimini, che ha dato il patrocinio a questa bellissima iniziativa. Chiara. Grazie a tutti e a tutte, buonasera. Mi è piaciuto il fatto che mi hai presentato con un'amica, mi fa molto piacere. Sì. Grazie, l'ho messa apposta. È a tema Lustrini Carrà. Allora, innanzitutto vi ringrazio moltissimo per essere qui stasera, un momento di festa questo, un momento gioioso per tutti e tutte noi. Io ci tengo particolarmente a ringraziare Marco Tonti, Tiziano Corbelli, Stefano Mazzotti, perché poi lui per noi è una grandissima istituzione, quello che lui fa in questa città, insomma, è molto importante perché dimostra che anche il turismo, un momento piacevole come quello di andare in vacanza, può assumere anche un significato politico importante. E questo, come dicevo, è un momento di festa, siamo qui per ricordare Raffaella Carrà, che è proprio la fotografia della gioia, della vitalità, però... E vorrei essere anche un pochino pesante in questo momento e ricordare il significato profondo del motivo che ci unisce e per cui siamo qui. Io credo che questo per noi sia, in questo momento particolare, un momento drammatico, e per molti di noi che siamo qui, io lo dico come donna, e che come donna subisco ogni giorno tante discriminazioni. Penso che ognuno di voi possa raccontare storie di discriminazioni in cui i nostri diritti civili e sociali vengono costantemente calpestati. Quindi è importante, anche in un momento come questo, in cui appunto si celebra anche la gioia di vivere, ricordare l'importanza della libertà di essere chi siamo, l'importanza della nostra diversità. Possiamo rivendicare quello che noi siamo, ma abbiamo bisogno di avere un'uguaglianza di diritti, questo importante. Per tutti e tutte. Io vengo da qualche giorno fa, ieri ero alla giornata internazionale del rifugiato, nel pomeriggio ero insieme ai ragazzi di Mare di Libri a parlare di contrasto della violenza di genere. E mai come in questo momento è importante rivendicare questi temi, i nostri diritti, perché veramente siamo in una fase storica in cui è veramente fondamentale stringerci e comunque mai abbassare la testa e tenere sempre alta la guardia. Io vi ringrazio a nome del Comune di Rimini e spero che possiamo portare insieme, tutti insieme come comunità, le nostre battaglie. Siamo ancora molto indietro in questo paese, mi riferisco al riconoscimento dei matrimoni omogenitoriali ad esempio. Abbiamo veramente bisogno di far sentire la nostra voce, quindi anche come amministratrice del Comune di Rimini vi chiedo veramente aiuto, perché solamente insieme possiamo riuscire a portare avanti queste battaglie. Grazie, godiamoci questo momento di festa. Grazie alla vice sindaca Chiara Bellini per questo importante discorso. Adesso manca pochissimo al nostro countdown simbolico. Stefano Mazzotti deve fare dei ringraziamenti importanti e un pensiero che vuole dedicare anche a tutti i suoi ospiti. Io voglio solo dirvi che sono veramente molto orgoglioso di vedervi tutti qua e fondamentalmente questo stabilimento balneare, questa piazza ufficialmente oggi è casa vostra, è casa nostra, è casa di tutti e di tutte. Grazie ancora. Quindi ringraziamo i nostri partner. Sì, i nostri partner, vabbè, Comune di Rimini, Comune di Rimini, la presenza della vice sindaca. Ombelico, Amorimini, Pesticeri a Cesari, Consorzio Group Service, Aurea Living Hotel e ovviamente Arcigay Alanturi. Benissimo, allora facciamo il countdown, lo facciamo partire, poi a mezzanotte un quarto ci vediamo all'Ombelico, perché la pasticceria Cesari ha veramente realizzato una torta straordinaria, buonissima, è un'eccellenza qui a Rimini, la pasticceria Cesari, quindi siamo tutti curiosi di assaggiarla e di fare il taglio per Raffaella tutti insieme. Facciamo il countdown allora, ci siamo Stefano? 10, tutti insieme! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.